Lo scorso 16 giugno è stato inaugurato il viaggio che assicurerà le corse via mare Sapri e Olie. Mercoledì scorso sono saliti a bordo dell'aliscafo di Alicost 52 passeggeri. La novità di quest'anno è che le corse saranno garantite tutti i giorni con un viaggio di andata ed uno di ritorno. In questo modo, chi si recherà sulle isole siciliane non sarà costretto al pernottamento, ma dopo l'escursione potrà fare rientro a Sapri. Dunque si potrà raggiungere la Sicilia e le isole Olie, Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari, partendo da Sapri, in provincia di Salerno, splendida località del Golfo di Policastro e a poca distanza dal Cilento. Un grande servizio, quest'anno rimodulato ancora a maggiore servizio del turismo, infatti con le corse quotidiane, con partenza di mattina e rientro di sera, non solo si assicura il trasporto da Sapri come unico porto della provincia di Salerno ad andare verso le isole Olie e quindi anche nell'intermodalità dei trasporti in alta velocità, soprattutto da Roma, ma anche un servizio importante per quanti decidono di trascorrere il proprio periodo di vacanza di turistico a Sapri, quindi dare una maggiore offerta turistica e offrire ulteriormente un servizio che in passato era impossibile utilizzare. Un grande lavoro di squadra, un investimento importante da parte della società Alicost, così come il lavoro di squadra con il parco, la società Giannetti, quindi a lavorare per assicurare sempre di più servizi e mettere al centro ancora di più il porto di Sapri. Si vede una buona estate non solo perché c'è un boom di passeggeri importante, ma anche perché la novità di quest'anno è la tratta giornaliera, che si dà la possibilità al turista di arrivare a Sapri, nel Golfo di Policastro, nel Cilento, nella Valle dell'Alta Calabria, in Basilicata, e di andare alle isole Olie partendo la mattina e ritornando nella stessa giornata. Ciò significa che questo diventa un hub importante, tutto il Golfo di Policastro con Sapri, che vanno presso le strutture ricettive, prendono un albergo e nella stessa giornata possono andare presso i porti delle isole Olie, che prima avevano la difficoltà di andare alle Olie e di restarci qualche giorno, non dovevano prenotare l'albergo, oggi fanno l'escursione e tornano a casa. Cioè, questa è la novità di quest'anno, di entro in giornata, in 1 ora e 50 siamo a Stromboli, in 3 ore e 40 siamo a Lipari, nell'ultima isola. Questa, diciamo, è l'innovazione delle varie prove che abbiamo fatto. In quella che abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo avuto un riscontro importante, già in pochi mesi che avevamo fatto questa campagna pubblicitaria e abbiamo avuto un riscontro importante con questo, che abbiamo capito poi anche facendo delle riunioni con le strutture ricettive del posto quali erano, diciamo, le esigenze e le difficoltà, e da questo abbiamo trovato questa sinergia con tutti gli enti preposti del Golfo di Policastro. E da dove arriva? Io da Campa del Tirreno. Oh, una bella opportunità questa che viene offerta da Alicost. Senz'altro. Vai in vacanza per un giorno, due, tre? Due e mezzo. Tre giorni. Da dove arrivate? Da Battipaglia. Battipaglia, è la prima volta che andate alle Olie? No, siamo abituati, è la terza volta, ogni anno di solito andiamo. E la prima volta che La prima volta da Sapri, sì. Com'è? La trova comodo questo sì, scalo? Sì, viaggio perfetto, comodissimo, poi da Battipaglia insomma si arriva rapidamente. In questo periodo siamo anche fortunati perché non c'è molto tavolo. Perché tante volte alle Olie? Perché è un paradiso, è un posto bellissimo, uno dei nostri posti preferiti, quindi ci andiamo ogni anno, soprattutto a giugno. Buon viaggio! Grazie.